gli scorsi consigli regionali, quello delle discariche della Val di Magra. Possiamo essere anche, diciamo, fiduciosi degli impegni che si era preso l'assessore Maidi nel tavolo, diciamo, previsto per settembre, di provare provare a recuperare risorse per avviare sia una geolocalizzazione, una mappatura di quelle che sono le discariche presenti, ma anche per prevedere ipotesi di finanziamento se si reperiranno quelle risorse. Noi chiediamo con questo emendamento un impegno fin da subito, un piccolo impegno di 300.000 euro da ricavare nel fondi di accantonamenti, dove avete recuperato molte risorse per finanziare altre iniziative, 300.000 euro per quei comuni che di fatto vanno un po' nella direzione che ha anche detto nel quel consiglio regionale l'assessore Mai, cioè hanno già geolocalizzato, hanno mappato le loro discariche lungo il tratto di Fiume Magra. Per esempio il comune di Arcola ne ha mappate 15 sulla quarantina che sono nel tratto terminale del Fiume Magra, e di queste 15 ha anche messo a bilancio circa oltre 150.000 euro. Quindi chiediamo con questo emendamento, siccome il caso non è esclusivamente del comune di Arcola, ma ci sono anche altri comuni che potrebbero aver fatto il solito tipo di iniziativa, chiediamo quindi un intervento per provare a dare un segnale a quelle comunità e iniziare soprattutto a un'iniziativa di salvaguardia e ripristino dell'ambiente, per poi proseguire iniziative della tutela di quel tratto di Fiume Magra. Ci sono altri interventi sull'articolo?